Buongiorno a tutti, eccoci qua prontissimi per iniziare una nuova domenica insieme. Siamo qui a colazione in biblioteca e oggi nuovamente un altro bel libro per iniziare una seconda parte del weekend dedicato alla cultura. E quest'oggi ci addentriamo parecchio nella cultura ma anche nell'arte. Io non vedo l'ora di parlarvi e di presentare il libro che ho letto, perché lo trovo davvero davvero interessante. E il libro che vi porto oggi secondo me fa riflettere moltissimo, moltissimo, perché intanto parla di un tema universale, che è la morte. Il libro intanto è L'umana fragilità, di Francesca Callipari, che tra l'altro avremo poi anche domani in puntata, quindi lietissima di poterne parlare proprio con l'autrice, che ho già conosciuto, insomma ci siamo conosciute e ho apprezzato moltissimo il suo approccio. E quindi, insomma, la morte suscita sempre emozioni profonde, solleva comunque domande fondamentali sulla fragilità umana stessa, infatti. Lungi da me affrontare questo argomento in funzione di credenze religiose o altro. La particolarità di questo libro è che rappresenta un punto di incontro ineluttabile di un'esistenza umana. Ci ricorda che siamo vulnerabili, ci ricorda che la vita è transitoria e che, ahimè, nessuno può sfuggire al suo abbraccio finale, per dare una connotazione un po' poetica. Comunque la nostra fragilità umana è intrinseca, è connessa alla nostra mortalità. Noi siamo creature di carne, esposte al deterioramento, all'invecchiamento. Ecco, l'affrontare la morte ci svela questa grande vulnerabilità di fronte alle forze della natura, alle malattie, che tra l'altro possono colpirci in qualsiasi momento. Ci ricorda che comunque, nonostante tutti i progressi scientifici, tecnologici, noi siamo ancora sottoposti a questo destino, che poi è comune a tutti noi. È un libro che tratta la morte soprattutto tra il 600 e il 700, quindi già comunque due momenti di cambiamenti già anche nel loro interno. E comunque, se noi pensiamo che ogni persona che amiamo, che incrociamo sul nostro percorso, alla fine è destinata a fare la stessa nostra fine, ecco, questa consapevolezza spesso può suscitare proprio questo senso di vulnerabilità. Io credo, almeno personalmente, mi dà maggior consapevolezza e rende molto più preziose le relazioni che coltiviamo, le esperienze che viviamo. E parlo di esperienze sia positive che negative, perché comunque fanno parte di un nostro percorso. Ecco, tuttavia, nonostante la sua ineluttabilità, la morte può anche essere un catalizzatore per riflettere proprio sul significato della vita. Alla fine la nostra consapevolezza ci spinge forse a pensare e a confrontarci su che cosa sia davvero importante per noi. Forse ci spinge a cercare il significato proprio a fondo di quello che facciamo, di chi abbiamo intorno. Per alcuni, per esempio, può spingere a cercare la felicità, perché insomma chiunque di noi, no, persegue i propri sogni, coltiva i legami che ha con gli altri, quelli che trova più significativi. E io credo che attraverso la lettura di questo libro la fragilità umana rende più compassionevoli, vorrei utilizzare questo termine, molto più attenti agli altri, alle loro sofferenze, perché alla fine sappiamo che siamo tutti sulla stessa barca, proprio, no? Per usare un linguaggio molto molto semplice. E io credo che nel mondo dell'arte, come vediamo anche nella letteratura, il tema è sempre affrontato in molte forme. Ci sono i dipinti, c'è la caducità delle cose materiali, eccetera. Forse in alcuni punti la morte ci ricorda che questa fragilità
va riconosciuta. Ecco, se noi impariamo ad accettare quasi questa nostra vulnerabilità umana, possiamo trovarci una prospettiva molto più profonda sulla vita. Forse magari ci permette anche quasi di vivere in modo più autentico, no? Perché tanto alla fine siamo circondati da fragilità, siamo circondati da persone. E credo che anche questo senso di connessione che si possa trovare con un'altra persona è un piccolo pezzo di condivisione di una nostra umanità. E il libro è centrato su questo, cioè su come la morte, al di là che comunque nell'arte viene affrontata in un periodo storico un po' particolare, però porta proprio alla luce il suo significato. Cioè questa fragilità è in tutto quello che noi facciamo. Sono stati abilissimi pittori, scultori, incisori, poi dopo ne parliamo un pochino più approfonditamente, nel parlarne, nel mettere a confronto e nel porci nella posizione di riflettere. L'arte, secondo me, ha una grande potenza, che è proprio quella di commuoverci, di arrivarci nel profondo, nell'anima, anche quasi di cambiare il tuo punto di vista. Ti fa soffermare su dei piccolissimi dettagli che ti ritrovi magari a scoprire essere belli da perdere il fiato. Ecco, secondo me 168 pagine come questo libro rappresentano proprio una bella lettura, e una bella lettura anche verso se stessi, che secondo me, ecco, questo è uno di quei valori che caratterizzano i libri che io voglio portare e che mi piace portare, perché ti danno sempre uno spunto in più, ti arricchiscono, ti fanno avvicinare alla cultura, ti fanno, in questo caso, ti fanno avvicinare all'arte con un altro approccio, con un altro occhio, e che io credo che, al di là che piaccia leggere o non piaccia leggere, quando il tutto scorre fluidamente, anche chi non è appassionato di arte, secondo me, dopo che dà uno sguardo, un po' di curiosità viene di leggere che cosa ci sia scritto in quella particolare sezione, oppure che cosa veramente rappresenti quel dipinto. Mi è capitato molto spesso di andare a delle mostre dove trovavo le persone nell'incapacità di osservare completamente. Siamo bravi a guardare, ma non a osservare. È sempre stato interessante quando si avvicina magari il curatore piuttosto che l'artista stesso e ti parla della sua opera, perché ti fa scoprire magari quel particolare dell'espressione del volto a cui tu non avresti pensato. Magari lui riesce a contestualizzartelo a tal punto, come nelle sculture, dove tu ti innamori di queste sculture, non puoi fare a meno di guardarle. Ecco, secondo me questo è un libro che un po' quella sensazione di essere ad una mostra con di fianco il curatore e l'artista ti dà. Voglio dargli questa connotazione oggi. Io direi, facciamo la nostra bella pausa musicale, poi torniamo, così vi parlo un pochino anche del libro. Bentornati, eccoci qui, pronti ancora per parlare di libri in questa bella mattina, già abbastanza calda per l'orario in cui è, quindi prevedo una giornata, effettivamente la prevedono molto molto caliente, e quindi felice di starmene rintanata qui nella casettina tra i boschi. Farei una piccola premessa, perché durante il pezzo precedente è arrivata una mail e ci terrei a rispondere direttamente in diretta, perché ci offre uno spunto anche interessante e mi permette anche di fare una precisazione a cui tengo molto. Nella mail, appunto, al di là del fatto che piaccia il avere tre momenti lungo la settimana in cui si parla di libri e anche con gli autori, perché abbiamo insomma due puntate di Aroma Letterario più una di Colazione in Biblioteca, mi si chiedeva come mai faccio tutte queste recensioni. Ecco, vorrei fare una piccola precisazione. Intanto grazie per aver apprezzato il fatto che diamo molto spazio alla letteratura,
Però ecco, colazione in biblioteca non è un programma in cui facciamo recensioni. Quella che faccio io non è una recensione, né perché sono una critica letteraria, ma solo un'avida lettrice, né perché sono una giornalista. Per cui ecco, le recensioni credo sia più dopo farle a chi è di dovere, chi è preposto. Quello che faccio in questa puntata, alla domenica è scegliere di condividere con voi un testo che fa parte innanzitutto della mia biblioteca, perché sono testi che io ho, che ho già letto, che ho letto recentemente e che comunque sono stati oggetto di studio. Il mio leggere non è semplicemente un leggere così tanto per. Ma tendenzialmente la maggior parte dei miei libri hanno sottolineature, appunti, insomma, delle indicazioni su ciò che magari mi ha colpito maggiormente, alcune caratteristiche dei personaggi che mi hanno particolarmente colpito in senso positivo, proprio per le sue caratteristiche intrinseche. Per cui ecco, vorrei solo fare questa piccola precisazione perché Colazione in biblioteca non è la recensione del libro della settimana. Scelgo il libro, sì, lo scelgo io, e lo scelgo perché credo che abbia un qualcosa che ci permette anche di arricchire la nostra cultura. E trovo molto interessante questo binomio. È un po' come ad aroma letterario amo associare la Roma, ma ecco, per esempio, anche aroma letterario non sono delle interviste. Banalmente vengono quasi chiamate così, ma non lo sono, cioè noi ci confrontiamo, facciamo una bella chiacchierata come quella che mi capita ogni tanto quando scendo magari a Biella, che chi mi incontra o al museo o in biblioteca tendenzialmente ci si ferma a parlare o di altro di libri, perché sono poi le mie due passioni. Ecco, è una conversazione, è un'amabile conversazione di letteratura e poi soprattutto permette di conoscere una parte spesso. Non messa in luce che è quella dell'autore, l'autore come persona, come anima e cuore che ha scritto quel particolare libro. Le interviste di solito fanno emergere la qualità promozionale del libro. Quello a cui aspiriamo noi è qualcosa di diverso. Ecco perché parliamo con le autrici e come domani farò, e che non vedo l'ora di farlo con Francesca Calipari che è l'autrice del libro di cui parliamo oggi. Proprio per questo, perché c'è tutta quell'umanità che di solito nelle interviste, che sono un pochino fredde, perché alla fine nulla togliere ai colleghi giornalisti, però diciamo che non puoi fare l'intervista di un'ora. Secondo me, ecco, lo scopo che vogliamo dare è un'altra cosa. Quindi il libro che porto di domenica è qui perché secondo me, come questo in particolare, ci offre l'opportunità di confrontarci tutti. Perché vedete, io sono qui che vi parlo, vi ho parlato prima, una ascoltatrice ci ha gentilmente scritto perché probabilmente anche lei aveva interesse in questo. Non è detto che un domani riusciamo ad aprire la trasmissione anche dei contributi in diretta. Al momento è un po' difficile farlo perché non abbiamo le strumentazioni di una radio FM, lo sapete, quindi è un progetto che sta crescendo man mano, insomma, mano a mano miglioreremo. Poi non conoscete nemmeno ancora tutti gli speaker che arriveranno. Ma direi di tornare al nostro libro, una bella lettura. E soprattutto perché nell'arte il tema della morte viene affrontato in varie forme, quindi diverse prospettive, soprattutto perché riflette le credenze culturali, le credenze religiose e filosofiche dell'epoca, e stiamo parlando del 600-700, quindi un momento in cui la morte è stata molto rappresentata nell'arte in forme diverse, no? Per esempio, Vanitas è un genere artistico molto diffuso e questi dipinti rappresentavano delle nature morte con degli oggetti simbolici, no? I teschi, gli orologi, le candele. Rappresentavano comunque la caducità, la transitorietà, no, della vita. E proprio il Vanitas sottolineava il fatto che la ricchezza e il potere sono poi alla fine effimeri, no? Che tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro status sociale, alla fine sono destinati alla morte. C'è poi il
il memento mori, che era un'immagine, un oggetto che circolava e che comunque ricordava la morte imminente, no? Questo concetto c'è in vari dipinti, in varie sculture, e queste opere invitano, secondo me, gli ascoltatori, vedete, in questo caso a riflettere sulla loro mortalità, soprattutto a viverne consapevolmente. Ci sono poi, per esempio, nel periodo medievale, rinascimentale, l'ars morendi, o l'arte di morire, era poi quel genere letterario che presentava consigli pratici addirittura su come affrontare la morte in modo virtuoso, no? E queste opere erano spesso accompagnate da illustrazioni, c'erano proprio le raffigurazioni della lotta interiore, no? Tra l'anima, tra le tentazioni del peccato, le virtù necessarie per ottenere la salvezza. Ci sono poi, vabbè, c'è tutta la corrente dei ritratti post-mortem, però secondo me è importante notare che le rappresentazioni artistiche della morte possono alla fine variare a seconda del periodo storico, cultura, credenze religiose, ma ci sono degli artisti che alla fine hanno anche esplorato, no, il loro lato oscuro. Per esempio, nel libro c'è una bella parte dedicata appunto a come, diciamo, viene affrontato nel periodo storico. Quindi c'è una bella presentazione del 600 e del 700 attraverso appunto le tombe, il monumento funebre, eccetera. E nel libro vengono prese in considerazione, quindi vengono spiegati, secondo me anche in maniera molto semplice, come ho detto all'inizio, a parte che sono 168 pagine, quindi si legge anche abbastanza, insomma, non è pesante. Però chi per esempio non ha mai approcciato l'arte, ecco, questo è una prima base per imparare a guardare i dipinti in un modo più, come dire, più attento, più accurato. Poi ovviamente in questo caso c'è il tema di fulcro centrale, però vengono per esempio spiegati i dipinti, le incisioni, la scultura e il monumento funebre. Io quando ho letto dipinti, io ho un pittore in particolare che amo molto, che è Caravaggio, vado a vedere il primo dipinto che viene presentato ed è proprio Giuditta e Oloferne. Quindi diciamo che l'artista mi ha quasi letto nel pensiero, perché secondo me Caravaggio ha affrontato il tema della morte in modo intenso e molto realistico. Cioè, la sua rappresentazione è comunque una morte spesso cruda, potente, no? Senza compromessi. Lui riflette la sua visione drammatica sia della vita che della spiritualità. Lui comunque era noto, no? per avere questa abilità nel creare delle scene di grande tensione, no? nel realismo. Ecco, secondo me in quest'opera, che tra l'altro, se non mi sbaglio, è realizzata 1598-99, domani chiederò bene a Francesca se mi ricordo bene, se mi ricordo giusto, raffigura proprio un episodio tratto dal libro di Giuditta dell'Antico Testamento, cioè in cui c'è la figura biblica di Giuditta che decapita il generale assiro Oloferne, quindi per salvare il suo popolo. Ecco, questa è una scena che, se la guardiamo, è drammatica, realistica, no? Con una figura di Giuditta al centro dell'opera mentre solleva la spada, e la sua io rimango molto colpita quando guardo alcuni dipinti, perché ecco, in questo caso c'è la sua espressione, no? Determinata, concentrata, e poi c'è questo volto spaventato e sanguinante di Oloferne. C'è, insomma, Francesca è molto brava nel descrivere la luce, c'è comunque tutta la rappresentazione di Caravaggio nel momento culminante dell'uccisione, no? Questo sangue che sgorga dal collo, cioè, è molto intensa come scena, è chiaro, e ci sono, tra l'altro, la presenza di molti dettagli anatomici precisi, e poi vabbè, ci sono questi gesti teatrali dei personaggi, eccetera. Secondo me iniziare con questo dipinto
fa entrare già subito nell'intensità e nella profondità del libro, perché inizia già a suscitarti delle reazioni che sono contrastanti, no? Tu puoi apprezzare questo libro perché ha una maestria tecnica pazzesca, c'è questo realismo viscerale, e dall'altro lato puoi non amarlo perché c'è questa natura molto violenta che ha voluto rappresentare Caravaggio, no? Sanguinolenta, quasi eccessiva, no? Se vogliamo vederla per l'epoca. Però rappresenta una riflessione sul tema, no? Sul tema della giustizia, sull'emancipazione femminile. Cioè, alla fine lei, Giuditta, è una donna biblica, no? Agisce come eroina salvatrice del suo popolo, intraprendendo proprio questo gesto estremo per proteggerla. Ecco, secondo me questo dipinto offre una visione che combina la forza e la vulnerabilità. No, un po' come una sorta di eroismo e violenza, ma con un suo impatto artistico. Questo, per esempio, è il primo dipinto che fa riflettere. Poi ce ne sono altri, perché, ripeto, il libro offre tantissimi spunti. C'è l'Umana Fragilitas, per esempio, di Rosa, c'è La morte di Cleopatra, di Cagnacci. Ci sono molte opere e Francesca trova proprio un punto determinante. C'è molta delicatezza quasi nell'affrontarlo come tema. Infatti, secondo me, è un libro che ti avvicina proprio con una certa delicatezza e sensibilità a queste sculture, a questi dipinti, eccetera, eccetera. Io direi ci facciamo una seconda pausa musicale e poi passiamo un po' alla conclusione del libro. Eccoci qua, allora siamo tornati a parlare di libri, siamo tornati a parlare di Francesca Callipari, che tra l'altro all'inizio non vi ho presentato, abbiamo iniziato un po' in ritardo questa mattina, per cui c'è stata poi anche la divagazione prima con la mail, ma insomma adesso magari due paroline su di lei le diciamo, perché lei è laureata in storia dell'arte moderna presso l'Università di Firenze. E oggi è una critica d'arte, curatrice mostre e si occupa prevalentemente di artisti emergenti. Ha curato mostre in Italia e all'estero ed è ideatrice della mostra itinerante I Love Italy. Quindi si impegna nella valorizzazione e nella promozione del talento italiano. Domani magari poi gli chiediamo sicuramente di dirci qualcosa in più di lei, così ve lo faccio magari raccontare dalla sua voce, che è sicuramente migliore della mia al mattino, che è ancora un pochino rauca. Allora, abbiamo parlato prima di Caravaggio, perché? Perché nel libro viene affrontato il tema della morte, quindi la fragilità umana, che poi è l'umana fragilità che è nel titolo, e viene affrontato la morte in un periodo storico tra il 600 e il 700. Il libro, secondo me, merita proprio perché, al di là del fatto che, tra l'altro, cosa che non vi ho detto, ci sono direttamente le foto a colori dei dipinti, delle sculture, delle incisioni, per cui sembra quasi un catalogo, no? Un catalogo di una mostra d'arte, è molto particolare e secondo me ha proprio questa la valenza, perché alla fine un libro, no? Adesso così per tirare un po' le somme e una chiusura. Al di là che ci fa riflettere, come ho detto prima, sulla morte, sul tempo stesso, ma in questa forma avvicina molto i neofiti all'arte. La letteratura, se noi pensiamo, ha un potere di esplorare temi esistenziali più profondi, in questo caso la morte, e come ho sempre detto, ci permette proprio di dare una prospettiva, una riflessione che stimola la nostra comprensione e magari anche la nostra relazione che abbiamo con un tema così universale ma anche al tempo stesso delicato. Un libro che affronta la morte può esplorare diverse dimensioni dell'esperienza umana, come il significato della vita, la consapevolezza, no, della mortalità, il lutto, la trascendenza, la speranza, cioè attraverso questa narrazione che non è quella di un romanzo, perché non abbiamo dei personaggi, non abbiamo delle storie, però sicuramente il
osservare e studiare, quasi entrare dentro l'opera d'arte, forse ci fa emergere quelle emozioni come la paura, che magari in alcune persone suscita proprio la morte al solo pensiero. Ecco, secondo me ci sono molti libri di letteratura che trattano questo tema e che riescono ad includere riferimenti e discussioni anche all'interno di romanzi o di saggi. Questo, secondo me, ha proprio questa funzione. Cioè, ti deve aprire una porta sull'apprezzamento e la comprensione dell'arte. In questo caso, arte che si occupa della morte, ma si può partire da qui per poi evolvere, no? Perché magari da questo si può imparare a, o magari a sentire la curiosità di approcciare anche altri temi che l'arte offre, non offre solo, diciamo, situazioni legate al tema della morte. L'arte ha una sua bellezza stupefacente in ogni ambientazione e in ogni settore. Però credo che Francesca, con questa combinazione di letteratura-arte, volesse proprio dare questa prospettiva. Vuoi perché comunque nella prefazione lei spiega che si è avvicinata a questo tema perché un suo familiare è mancato nel momento in cui lei è nata, per cui ha comunque fatto un percorso, credo, nella sua vita. Domani poi, insomma, chiederemo magari meglio, che gli ha dato sicuramente un'esperienza che potremmo definire multidisciplinare, no? Perché coinvolge sia la mente, sia la sua competenza artistica, ma anche tutto quello che poi porta dentro nella sua anima. E sicuramente forse questa scrittura, in questo approccio, può averla aiutata ad esplorare diverse rappresentazioni, anche diverse interpretazioni che si possono dare a un tema, perché c'è chi l'accetta, c'è chi non l'accetta, c'è chi si fa molte domande, c'è chi si pone il quesito che cosa ci sia oltre la morte e insomma tutto quello che ne consegue. Per cui credo che ci sia stata una sorta di facilitazione, nel senso di connessione che lei ha avuto sia con, quasi chiamarla empatia con l'arte, con alcune situazioni, e che questo però gli abbia permesso di vivere un'esperienza condivisa quasi con lo scultore, con il pittore, eccetera, e che l'abbia aiutata a, non so forse se a darsi delle risposte, ma sicuramente ad accettare. Poi, ripeto, questa è una mia interpretazione di ciò che mi è arrivato dal libro, quando anche perché, ripeto, il libro inizia proprio con una prefazione in cui lei spiega il perché tratta questo tema, che trovo che sia veramente una possibilità che possiamo darci tutti. Poi chi lo vuole leggere lo farà, chi non lo vorrà va bene, però trovo importante il provare a farlo. E alla fine la letteratura ti offre la profonda esplorazione, no? di quello che possono essere dei temi complicati, magari portarsi verso la comprensione, o quasi un quello che io chiamo l'arricchimento personale alla fine di tutto, quello che poi ci identifica nell'essere delle persone capaci di guardare il tutto con due occhi diversi. Penso che sia la cosa più importante. Siamo arrivati in conclusione, per cui io direi che ringrazio l'ascoltatrice che non si è firmata, se no ti avrei anche citato, però insomma parlavo di te prima. Ricordo a tutti la mail diretta @radionorborealis.it per chi volesse intervenire in diretta o comunque farlo anche in differita, tanto io e i colleghi vi rispondiamo sempre. Vi do l'appuntamento con Aroma Letterario, mi raccomando, a domani pomeriggio ore 2, perché parliamo, ci facciamo questa bella pausa caffè
con Francesca Callipari, che ha scritto il libro L'umana fragilità, che vi ho citato oggi. Quindi ci facciamo una bella chiacchierata anche con lei. Con Colazione in Biblioteca, prossima settimana, un nuovo libro, non vi anticipo ancora nulla, devo ancora scegliere in realtà, ma oggi lo scelgo, giuro. E con me ci vediamo probabilmente domani mattina anche con il Buongiorno del Mattino. Io vi lascio con un pezzettino della prefazione, perché secondo me c'è sia la dolcezza che ha Francesca, e poi domani lo sentirete anche dal tono della sua voce, e anche un bel l'inno, quasi che può essere preso come, boh, iniziamo così la giornata oggi, anche se siamo già quasi alle 10 del mattino. Questo libro è in un certo senso un'esorcizzazione della morte a modo mio, un viaggio nell'arte e nel mio io, che posso aggiungere ai lettori come un piccolo spunto per una riflessione più profonda, un modo delicato per cercare di comprendere meglio qualcosa che è umanamente inaccettabile, ma anche un monito affinché ognuno possa comprendere quanto sia importante utilizzare al meglio quel fragile tempo che tutti chiamiamo vita.